Non abbiamo pensato al parcheggio, ragazzi, piccolo dettaglio. C'è un evento speciale, un evento particolare. Dare anche una risposta alle persone che mi chiedono se questo accessorio è utile o meno. Secondo me è una delle mancanze più gravi per una macchina di questo tipo. Buongiorno ragazzi, weekend di fuoco questo. Se vi siete persi il video delle Osmizza Tour, andate a recuperarlo, anzi ve lo metto qui. Oggi si riparte, si va direzione Milano. Ci sono altri 700 km da fare, però oggi li facciamo con Tesla Model 3. Guardate com'è ridotta. Guardate i moscerini che ho. E pensate stasera alla fine del viaggio come sarà ridotta, pensate un po'. Bisogna che penso veramente seriamente di dargli una bella lavata. Cosa porto con me? Porto con me questo aggeggio. Vedremo di giocarci un po'. Adesso la macchina è all'ombra. Mi segniamo una temperatura di 34 gradi. Vediamo. Sì, 34 gradi. Allora, questo video, ragazzi, vorrei spiegarvi o comunque farvi vedere un po' quanto incide il consumo del climatizzatore su una Tesla, su una serie Model 3, in quanto siete in tanti che mi avete chiesto: ma è una macchina a batterie, quanto consuma il climatizzatore, quanto incide sulla percorrenza chilometrica? Adesso lo vediamo con questo video. Intanto qua sono 37 e ragazzi siamo all'ombra, guardate, 37 gradi. Beh, noi cosa facciamo adesso? Andiamo sicuramente ad azzerare come al solito le nostre coordinate di viaggio, andiamo a ripristinare tutto, andiamo ad inserire la nostra nuova tappa. Come al solito uniamo l'utile al dilettevole. Questa sera c'è un evento speciale, un evento particolare, uno dei tour più importanti al mondo. C'è il concerto dei Coldplay, che insomma penso molti di voi conosceranno e apprezzeranno. Noi stasera saremo lì a San Siro, domani incontro breve a Milano e poi si rientra a casa con tappa a Brescia. Quindi noi partiamo e mettiamo come primaria destinazione San Siro. Allora sta calcolando la distanza, mi dà che sono 339 km in 3 ore e 14 minuti. Molto bene, allora spiegato lo scopo di questo video, andiamo a analizzare il consumo della climatizzazione in giornate calde. Oggi sono, qui mi segna 30 gradi ma siamo all'ombra, la temperatura si alzeranno molto di più nelle prossime ore. Sono le 13.32 del pomeriggio e in pieno sole partiamo e andiamo in direzione Milano. Sicuramente il climatizzatore lavorerà a pieno. Dopodiché c'è anche la giornata di domani. Domani sera quando rientreremo faremo questo bilancio per capire quanto è inciso la climatizzazione sul consumo finale di Tesla Model 3, e a fare questo ci aiuterà sicuramente la nostra schermata che ci andrà a dare nel dettaglio il consumo della climatizzazione e quindi andremo a capire un po' quanto incide. Risponderò anche alla vostra domanda. Iniziamo a mettere in moto anche quello che è tutta la parte di climatizzazione e si parte. Faremo un viaggio fino a Milano a 130 km orari come velocità massima. Questo però secondo me è un vantaggio, in quanto in autostrada c'è sempre la tendenza a esagerare, andare via un po' più forte. Invece guidando in elettrico mi sono abituato praticamente ad andare nei limiti, diciamocela proprio francamente così. Per me è una cosa positiva. Voi cosa ne pensate? Dovremo arrivare a San Siro con il 13% senza fare nessuna tappa. Probabilmente una tappa noi la faremo, cercheremo di farla, magari la potremo fare a Brescia, a Supercharger, di fare una bella ricarichina di una ventina di minuti. Domani poi al rientro ricaricheremo, magari vediamo zona Verona o ancora Brescia, chi lo sa. Che belle immagini, ragazzi, coda di 6 km tra Sirmione e Brescia Est. È proprio quello che ogni viaggiatore vuole leggere sui display dell'autostrada. Visto che siamo in colonna non so che cosa fare, giochiamo un po' col termometro. Stavo misurando la temperatura del vetro del padone, guardate, segna 43 gradi, è ben al tatto, è molto caldo. Invece qui sotto dove andiamo a caricare il telefono siamo a 31 gradi e la parte esposta, quella del cruscotto, siamo a 47 gradi. Non male, ma adesso a parte queste cose qua, dopo voglio misurare il vetro all'esterno e il vetro all'interno per vedere che differenza c'è tra vetro sopraesposto e quello che poi viene riportato dentro. Questa può essere magari una misura più interessante e dare anche una risposta alle persone che mi chiedono se questo accessorio è utile o meno. Questo accessorio è utile perché appunto protegge la testa dal calore riflesso emesso dal vetro. Quindi insomma vediamo dopo la temperatura della parte esterna e della parte interna che differenza. Pochi minuti e arriviamo al Supercharger di Brescia, dove faremo una ricarica fino all'80% sfruttando quello che è il range di ricarica migliore, quindi tra il 20 e l'80, appunto per non perdere troppo tempo ma per andare ad aggiustare il livello di batteria in modo da arrivare a Milano e domani ripartire avendo un buon livello di ricarica. City a Brescia Ovest, 3 minuti arriviamo al Supercharger. Ragazzi, è iniziato il preriscaldamento la batteria a 1,8 km dell'uscita di Brescia Ovest. Guardate la temperatura, sono 33 gradi, quindi insomma penso che faccia proprio un minimo di preriscaldamento. Finalmente possiamo smontare dalla macchina dopo 2 ore e 33 minuti. Anche se non avrei dovuto fermarmi, mi fermo lo stesso, ragazzi. 2 ore e mezza in macchina, poi con queste temperature. Infatti si vocifera, leggevo, che la nuova versione della Model 3 dovrebbe avere finalmente i sedili ventilati, che secondo me è una delle mancanze più gravi per una macchina di questo tipo. Siamo arrivati a Brescia, 16, 14, 32%. Andiamo
andiamo subito a mettere la macchina in ricarica. E adesso, con l'aiuto della mia operatrice di camera, guardate, questa è la schiena, facciamo vedere com'è dietro. Un lago. L'avete visto? Dopo 2 ore e 20 di viaggio. Vediamo un attimo la ricarica, come sta gestendosi. Siamo a un 70 kW, per portarla all'80%, così all'incirca 80, ci vogliono 30 minuti. Mi aspettavo qualcosa di meno. Adesso noi facciamo anche la misuretta, vediamo. Facciamo questa prova qua. Prendo la temperatura fuori l'esterno del vetro e poi la prendiamo all'interno e vediamo che differenza c'è tra la parte esterna e la parte interna. È possibile che ci siano solo 43 gradi, secondo voi? Ora vediamo internamente. 43. Quindi ragazzi, la temperatura è la stessa interna e esterna. Spero che questo aggeggio misuri con un senso, però effettivamente 43 gradi può essere, perché fuori ce ne sono 32, tenendo conto che il vetro comunque accumula, potrebbe essere che siano 43 gradi. Bene, dopo questo esperimento che non ci ha aiutato per nulla, noi andiamo a prenderci qualcosa, un caffè, e poi ripartiamo. Dovrebbe essere la fragola, ma mi sembra che è il cioccolato. Tutto uguale. Ragazzi, guardate cosa ho trovato. Hai mai guidato una Tesla? Prenota subito un test drive. Prima volta che vedo una forma pubblicitaria di questo tipo da parte di Tesla. Interessante, si vede che hanno cominciato anche loro a fare delle pubblicità. 16,41, 79%, temperatura interna della macchina 41 gradi. Possiamo andare a bloccare la ricarica e a ripartire. 80, guardate, perfetto. Quasi arrivati a Milano. Ci stiamo scervellando naturalmente perché non abbiamo pensato al parcheggio, ragazzi. Piccolo dettaglio. Bene, abbiamo trovato un parcheggio. Adesso andiamo a vedere come è andato il viaggio di andata. 17,53, 56%, 346 km con 59 kWh e un consumo medio di 170 wattora per chilometro. Andiamo a vedere il consumo del climatizzatore solo per questo viaggio di andata. Abbiamo avuto un consumo totale sul totale di 3,2%. Quindi, come vedete, praticamente non è per niente male. 3,3 è stato il consumo sostanzialmente sul totale. Ci incamminiamo perché abbiamo circa 40 minuti a piedi per arrivare a San Siro e poi ci godiamo lo spettacolo del concerto dei Coldplay. Eccoci appena arrivati a San Siro, guardate, abbiamo preso un tram, 3 minuti siamo arrivati al parcheggio. Ottimo servizio. A dire il vero, c'erano anche qui dei parcheggi, ma non ho voluto rischiare, però ce ne sono ancora diversi. Siamo entrati, è stata un'avventura. Adesso ci nutriamo dentro, prendiamo il nostro posto sugli spalti. Vediamo il colpo d'occhio che c'è entrando a San Siro. 3, 2, 1. Tanta roba, ragazzi, è veramente uno spettacolo assurdo. Please return your wristband after the show. Appena finito il concerto, è stata una serata strepitosa con questa bellissima Milano. Andiamo adesso a cercare un hotel e poi a riposare. E la serata si conclude anche stasera non a McDonald's ma a Burger King. Buongiorno amici, siamo di rientro da Milano dopo una nottata tranquilla e un veloce incontro. Stiamo ritornando verso casa, ci fermeremo, indovinate un po', a ricaricare proprio al supercharger di Brescia. Ci ho preso gusto, ci sono 2-3 negozi che vogliamo vedere, quindi velocemente facciamo un paio di acquisti e poi si rientra, immagino, e penso una sola ricarica. Adesso siamo al 34% e arriveremo al supercharger tra 24 minuti. Alla fine di questo viaggio poi faremo il bilancio per quanto riguarda il consumo. Vi ricordo che questa è una Tesla Model 3 Long Range, cerchi per 19, ma quello che volevo capire da questo viaggio era il consumo che riguardava il climatizzatore. Comunque ragazzi, il concerto dei Coldplay ieri sera è stato veramente una figata. Ramp up di salita per arrivare al supercharger di Brescia, chiusa per lavori. Vediamo adesso come si fanno a raggiungere gli stalli di ricarica. Allora, mettiamo la macchina in carica. Ma poi volevo capire una cosa, ragazzi. Perché hanno chiuso l'entrata al supercharger? Intanto sta partendo la ricarica. Ma guardate, ma qui non c'è nessun lavoro in corso. Almeno, qualcuno fa gli scherzi ai teslari, chi lo sa. Cioè, c'è la strada chiusa sotto transennata, avete visto? E qua è tutto quanto a posto. Comunque devo dire che questo supercharger è più utilizzato rispetto, diciamo, ad altri supercharger che ho visto in giro per l'Italia. Caricando a 143 kW di velocità e siamo al 37%. È impostata come destinazione casa, quindi quando avremo l'energia sufficiente comparirà un messaggio che ci avviserà che l'energia che abbiamo appunto immagazzinato è sufficiente per continuare il viaggio. Qualche acquisto l'abbiamo fatto. Veramente figo, ragazzi,
Ragazzi che abitate qui vicino a Supercharger di Brescia, siete fortunati perché è veramente figo questo centro commerciale. Abbiamo la Lisa, la mugliera, che sta facendo compre. Speriamo che rientri ad un orario decente. Nel frattempo noi ne approfittiamo e sbrighiamo qualche cosettina. Siamo già all'85%. Carica ultimata al 100%. Abbiamo tirato un po' la corda perché appunto sto aspettando Lisa che sta facendo spesa, ma il tempo non le è bastato. Adesso devo ancora aspettarla. Bene amici, siamo appena rientrati a casa. Allora, abbiamo percorso, vediamo, nel nostro viaggio 709 km con 126 kWh e un'energia media di 178 Wh per chilometro. Siamo rientrati con il 27% di batteria e siamo partiti da Brescia che avevamo, vi ricordate, il 100%. Quindi vuol dire che in questo viaggio di ritorno, in questi praticamente 253 km che ho percorso da Brescia a qui, ho consumato ben il 73% di batteria. 73% di batteria consumata per fare chilometri che vi ho fatto vedere poco fa, quindi abbiamo detto 253 chilometri, 73% di batteria. Ho corso un po' di più al rientro, però insomma un'andatura un pochettino più spedita. Quanto ha inciso la climatizzazione in questo viaggio di ritorno? Ha inciso per un buon 7%, 63% invece quello che è la guida, e poi tutto il resto, tra tutto il resto altitudine, un altro 3%, quindi il totale è 73,3%. Bene ragazzi, con questo video e con questi diciamo dati si chiude il video. Commentate, ne arriveranno altri video sempre con altre prove di autonomia. Io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi perché siete in tanti. Magari vi metto qui anche una statistica che vi fa vedere quanti i non iscritti guardano i video. Siete tantissimi. Mi raccomando, iscrivetevi e noi ci vediamo in un nuovo video. Grazie e alla prossima.